Salve, allora finalmente riesco a registrare un nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che ho scelto dal sito Roswell Sale, sempre se non sbaglio il nome del sito, e è un video che avrei dovuto girare qualche settimana fa, ma non ho avuto il tempo, infatti chiedo scusa all'azienda, ma è la verità. I prodotti che ho scelto sono tre borse e adesso ve le mostro dalla più piccola alla più grande. Allora, questa qui è la più piccolina, è una borsa argentata con tutte queste borchie dorate, però nonostante sia piccola, secondo me è molto capiente, perché ha questa praticissima taschina qui al lato. La chiusura è fatta in questo modo, quindi si gira e si spinge, e qui ha una cerniera e all'interno ci stanno due taschine per il cellulare. L'interno è di un color cioccolato, invece fuori ha tutta questa trama pitonata, diciamo, serpentata, vedete? E questa l'ho voluta prendere perché io le borse al mare le distruggo, soprattutto la sera quando magari andiamo in spiaggia, e quindi ho preso una borsa da battaglia, diciamo. Poi l'altra borsa che vi mostro, sempre da mare, è più grande ed è questa qui, bellissima, veramente stupenda. La cosa che mi è piaciuta di più, oltre al disegnino dell'ancora, è il manico di questa borsa, perché è composto da due corde e quindi la trovo molto stile marinaresco. E poi è semplicissima, in stoffa, non penso che sia impermeabile. L'interno è fatto in questo modo, quindi i due manici sono bloccati con dei nodi, c'è una cerniera e l'interno, non so se si vede, è beige con dei piccoli fiorellini. Questa è la confezione dove era contenuta la borsa, la bustina, diciamo. E dentro c'è pure una cerniera, ma la volevo far vedere meglio, ci sono anche due taschine per il cellulare. E questa qui è l'altra borsa, appunto, che utilizzerò sicuramente per andare in spiaggia. Poi c'è una borsa ancora più grande, che è questa. Il colore non so se si vede benissimo dalla fotocamera, perché è un giallo fluo, talmente fluo che tende al verde. Non so se avvicinandola peggioro o miglioro la percezione del colore. Questi dettagli sono in finta pelle, quindi è praticamente plastica, fucsia, fluo, fluo, fluo. L'interno, almeno la parte che riguarda la cerniera, è fucsia, mentre il vero e proprio interno della borsa è marrone e non è impermeabile. Questa qui è la borsa che mi è piaciuta di più, perché essendo così grande, capiente e impermeabile, si può sfruttare veramente molto al mare. In più ha questo specchiettino dorato, che ci devo ancora togliere la plastica, anzi da una parte l'ho tolta, vedete, così vedete dove ho appoggiato la fotocamera sul mobile, sopra questi contenitori degli occhietti. E poi la parte sotto della borsa è fatta in questo modo, quindi praticamente i manici della borsa vanno sui lati della borsa e si incrociano alla base. Ve le rifaccio vedere tutte e tre assieme. Fatemi sapere quale borsa preferite, aiuto, tra queste tre. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!